progetti dove i ragazzi vengono portati direttamente sui posti, nei luoghi esterni alla scuola, è fondamentale perché, prima di tutto, per l'idea che la scuola debba essere aperta, aperta al mondo che c'è fuori, ai mestieri, ai luoghi, ai posti, alla storia, a tutto quello che riguarda un modo di insegnare che sia meno nozionistico ma forse più esperienziale. Quindi fare le esperienze è un modo di apprendere molto più sottile, nonostante sia più profondo, e forse anche più facile per i ragazzi. Quindi credo che questo tipo di esperienze io l'allargherei anche non solo alla scuola. Cioè essere venuti qui su una spiaggia a ricordare quello che è accaduto qui, o comunque a parlare del tema della guerra, è una cosa che io mi auguro che succeda sempre più spesso, visto che abbiamo un paese straordinario, abbiamo tantissimi luoghi dove poter portare i ragazzi e, ripeto, anche in generale a fruire della cultura anche da adulti. Beh, per noi dopo il periodo del lockdown, che è stato veramente drammatico perché tutto quello che riguardava, diciamo, il mondo culturale, l'arte, era tutto chiuso, teatri, università, scuole, musei, cinema, c'è stato proprio un buio, un blackout totale, e per cui è un grandissimo desiderio nostro, credo di tutta la categoria di artisti, musicisti, insomma tutti gli artisti, di avere la possibilità di incontrare direttamente i ragazzi, perché torniamo al discorso di prima, un conto è sentire parlare o vedere le cose da lontano, ancora peggio se in DAD, e un conto è provare. L'esperienza è uno dei metodi di apprendimento più importante. Quindi speriamo che queste iniziative continuino, che ci sia la possibilità di incontro reale, fisico, con i ragazzi, con i quali è molto più facile anche interagire, ovviamente. Beh, insomma, visto quello che è successo in questi anni, magari qualcuno che aveva un'ispirazione artistica di vario genere può essere rimasto un po' spaesato, un po' bloccato, può aver perso un po' questo spunto e questa energia. Credo che la cosa fondamentale sia quello di ritornare nei luoghi dove possiamo essere in qualche modo ispirati, per cui io penso per esempio ai musei, alle mostre d'arte, ai posti dove possiamo vedere una realtà spostata e diversa, tornare al cinema, tornare a teatro, insomma tornare a vivere i luoghi di cultura, credo che sia fondamentale anche per i ragazzi, anche per ritornare, ripeto, ad avere una fantasia e una creatività che siano più complete e che siano anche fisiche. Penso per esempio appunto a quello che è il nostro mondo della recitazione, ma anche a quello della danza, anche a quello della pittura, cioè tutte cose che sono anche molto fisiche. Per quello che riguarda i modelli, credo che i modelli possono essere veramente i più vari, ma forse la passione viene per qualcosa che uno prova più che anche di alcuni modelli che vede, ma i modelli credo sono molto curioso anche dei nuovi modelli giovanili. Penso per esempio ai rapper, penso ai musicisti giovani che per esempio utilizzano un italiano da un certo punto di vista straordinario e in qualche modo poetico, quindi dobbiamo anche noi tentare di capire, non chiudere, lasciare spazio a loro, lasciare spazio al loro modo di esprimersi. Ecco, forse questa è la chiave, è tentare in tutti i modi di fare in modo che questi ragazzi, invece di fruire passivamente di tanti stimoli spesso visivi, spesso legati all'audiovisivo o al digitale, provino in qualche modo ad esprimersi, in qualsiasi forma essa sia, però l'espressione personale è quella che secondo me può portare idee, e ispirazione e voglia di mettersi in gioco. Altra parola meravigliosa, mettersi in gioco. Forse queste sono le cose.